Da migliaia di anni, a partire come zona geografica dall'Himalaya, ma poi si sparge in tutto il pianeta Terra, c'è una vibrazione spirituale portata da dei maestri che con amore, con l'esempio, con la loro presenza a livello incarnato ma anche disincarnato, trasmettono da tantissimo tempo degli insegnamenti spirituali che vengono chiamati yoga, unione armonica tra corpo, mente e spirito. All'interno dello yoga, una pratica molto importante sono i mantra in sanscrito. Il sanscrito ha dato origine alla maggior parte delle lingue parlate su questo pianeta. Il nome del sanscrito e dell'alfabeto sanscrito è Devanagar, che vuol dire lingua parlata, nagar, nelle dimore, nagar, degli esseri di luce, deva. Quindi è una lingua multidimensionale che da migliaia di anni offre delle concatenazioni di sillabe molto precise che vengono chiamati mantra, che hanno il grande potere terapeutico di liberare la mente dalle negatività. L'Ayurveda, che è madre della medicina globale, perché è la più antica forma di medicina conosciuta sul pianeta Terra, spiega questo da migliaia di anni e consiglia la ripetizione dei mantra con il Japamala, che è la collana che porto adesso. Questa che ho addosso è una collana di Tulasi, una pianta che viene chiamata in italiano basilico sacro, e questo basilico sacro ha il potere di purificare chi lo tocca. Infatti in India, davanti ai templi, si vedono tanto le piante di Tulasi proprio perché purificano l'atmosfera a livello sottile, ma proprio anche dallo smog, dalle negatività dovute da questo mondo molto frenetico e portatore di inquinamento atmosferico. Giorgio Cerquetti mi ha mandato una bellissima riflessione su che cos'è la meditazione sonora con i mantra e mi piacerebbe leggervela. La meditazione vera, corpo, mente e spirito in armonia, è la lavatrice della mente. I mantra sono il detersivo sonoro che purifica la mente da ogni contaminazione negativa. Le mie parole sono un aggiornamento storico di antichi insegnamenti. Oggi la gente capisce l'utilità materiale di lavatrice e detersivo. Lo yoga vero propone lavatrice e detersivo energetici. Costo zero, chilometro zero, utilità massima. Nel 2015, proprio in Italia, nell'Università di Trento, hanno effettuato un gruppo di ricercatori italiani e americani, collaborando con il National Brain Research Institute di Nuova Delhi, in India, hanno fatto degli esperimenti sul potere dei mantra, sul potere terapeutico dei mantra, su un gruppo di pandit e un gruppo di controllo. E che cosa hanno visto? Hanno visto dei risultati straordinari, tanto che questo studio è stato pubblicato anche dal Scientific American, questa famosa rivista scientifica americana. Uno dei risultati che è venuto fuori sullo studio del potere terapeutico dei mantra è stato proprio che ripetere questi suoni spirituali millenari rafforza la corteccia cerebrale, rafforza la memoria, rafforza le qualità spirituali della mente e rafforza la determinazione individuale di ognuno nel ricordarsi di se stesso. Hanno avuto dei risultati molto importanti e potete anche guardare questo studio su internet. Questi agglomerati di sillabe vengono chiamati mantra perché sono la manifestazione sonora di ogni realtà universale. Cosa vuol dire? Che quando noi pronunciamo per esempio il mantra Om, non è importante che tu sappia il significato di questo mantra, ma l'effetto che ha questo suono nella tua mente ti mette subito in contatto diretto, in modo sciolto e naturale, con l'energia divina onnipervadente, perché Om è l'energia cosmica onnipervadente. Infatti, ripetere il mantra Om, facendo durare la O e la M più o meno lo stesso periodo di tempo, aiuta tantissimo a ricaricarsi a livello energetico. Come mai? Perché la lettera O fa salire l'energia dal primo al quinto chakra.
il primo chakra tra l'ano e il perineo e il quinto chakra che si trova qua. La lettera M va a calmare il sesto e il settimo chakra, aiuta quindi a calmare la mente e a far fluire meglio la nostra energia vitale. Un altro mantra molto famoso è il mantra Om Shanti Om. Pensiamo alle maestre nelle scuole. E cosa dicono ai bambini o quando siamo al cinema, cosa dicono le persone agli altri per stare in silenzio, per fare silenzio e ascoltare il film o ascoltare la lezione? Usano una sillaba in tutte le culture che è la sillaba shh, perché viene da shanti. Shanti che vuol dire pace, quindi om shanti om vuol dire ovunque pace. E crea quindi questo agglomerato sillabico l'effetto pace nella mente, nelle cellule di chi pronuncia questo mantra e chi lo ascolta. Che tu conosca o no il significato non importa, questo avviene in modo spontaneo e naturale, perché appunto è un lavaggio energetico, quindi non ha bisogno della comprensione intellettuale di quello che stai sentendo. Un altro mantra molto famoso e conosciuto è il mantra Soham, che lo puoi ripetere in questo modo, facendo durare So in modo abbastanza lungo la sillaba So e poi Ham, So Ham, So Ham. Questo è un altro mantra che è collegato al nostro respiro, perché negli antichi testi vedici viene spiegato che il suono del respiro è questo, Soham oppure Ham So. E se ognuno di noi si mette ad ascoltare il proprio respiro in modo molto profondo, sentirà che c'è questo suono che assomiglia tantissimo a questo mantra. Cosa vuol dire questo mantra? Vuol dire io sono, in ogni tempo, luogo e circostanza io sono, fuori dal tempo, fuori dallo spazio io sono. Quindi chi sono io? Uno spirito eterno che esiste, esisteva prima di questo corpo e dopo questo corpo continuerà ad esistere. Quindi cosa fa il mantra Soham? Ti ricorda, fa riemergere, aiuta a te a ricordarti di te, perché c'è un io temporaneo che ha un nome, nel mio caso Tea, poi c'è Massimo, Iula, Adriana, Tizio, Caio, Sempronio, ma ognuno di noi vive in questa dimensione temporanea, l'io temporaneo, ma allo stesso tempo è un io eterno, ognuno di noi è uno spirito eterno e ci sono questi suoni come il mantra Soham che ci aiutano a far emergere la consapevolezza, il ricordo, ci aiutano a vivere questa dimensione spirituale eterna mantenendoci felici nella dimensione temporanea. Quindi sintetizzando ancora di più possiamo dire che il mantra Soham equilibra intelligentemente la consapevolezza dell'eternità, che siamo esseri eterni, con l'esperienza temporanea che stiamo facendo sul pianeta Terra. Il mantra Hare Krishna invece, che anche questo è molto conosciuto, va a riequilibrare i due emisferi cerebrali, quindi Hare stimola l'emisfero destro, l'emisfero femminile, l'emisfero delle emozioni ed è collegato alla potenza del piacere e dell'energia femminile. Invece Krishna e Rama sono due vibrazioni che stimolano positivamente l'emisfero sinistro e Krishna è collegato al fascino cristallino della energia maschile in armonia, cioè i pensieri chiari, fluidi, senza negatività. E Rama invece è un'altra qualità dell'energia maschile che è la forza divina interiore. Infatti ogni chakra ha un mantra. Il mantra del terzo chakra non a caso è Ram. Il terzo chakra che si trova qui vicino all'ombelico è collegato al potere personale, all'autostima, alla nostra capacità di agire nel mondo, a fare, a trasformare i nostri pensieri in azioni, le emozioni in piacere, il cibo in energia, il lavoro in risultato. Quindi ci vuole forza per fare queste azioni e il mantra Ram
o Rama, stimola questa forza interiore divina, quindi saggia, consapevole, agire in modo saggio nel mondo materiale. Om Shanti Om.